42 chilometri di portici medievali e rinascimentali candidati come patrimonio UNESCO dell'umanità. Eppure c'è chi non ne coglie la bellezza. I graffiti e le tag fioriscono ovunque e pulire a costi molto alti per la comunità. Così alcuni cittadini si sono organizzati per fare da soli. L'azione degli avvocati in cantiere non è solo quella tesa a rimuovere i graffiti. Siamo stati a parlare con i ragazzi dell'Istituto d'Arte, abbiamo coinvolto le autorità e i nostri figli, perché crediamo sia una questione proprio culturale, un senso civico da dover tirare fuori nei cittadini e soprattutto nella popolazione più giovane. Una cosa che ci ha colpito moltissimo è che i ragazzi delle scuole superiori hanno detto: vabbè, ma perché vi affaticate tanto? Noi abbiamo sempre visto i muri con le scritte. Sì. Questo sì. Ci ha fatto pensare. Suonare un campanello d'allarme fortissimo. Ebbene, che si rendano conto che per sporcare occorre 5 minuti di imbecillità e ci vogliono 2 giorni per pulire. Tutti i giorni noi abbiamo dei clienti che vengono in studio da noi che ci dicono che hanno dei diritti, che gli sono stati violati questi diritti, ma se tu gli fai la domanda: ma avete dei doveri? Nessuno ti risponde. Allora noi vogliamo fare capire che a fronte di ogni diritto, ad esempio il diritto di avere una bella città, avere una città accogliente, ci sono anche dei doveri da parte di tutti i cittadini. La cosa pubblica non è una cosa degli altri, è una cosa anche nostra. Come fate in pratica? Vi arrivate la mattina, fate una bella colazione, dice: oh, oggi vado a pitturare. Non vediamo l'ora di uscire per venire a sverniciare portici e a togliere graffiti. Attenzione che a volte l'hobby diventa poi il lavoro del futuro, quindi ci state pensando? Io ci sto pensando seriamente. Ah, tutto sì? È meglio che far l'avvocato. Ci vuole un permesso particolare? Prima del nostro intervento sì. Noi abbiamo fatto un incontro, scontro per una decina di mesi, sì, con l'apporto fondamentale degli architetti del comune, della sovrintendenza delle belle arti, e ci siamo confrontati dicendo che non si poteva pensare di far pagare una tassa di occupazione di suolo pubblico a dei volontari. No! Che, e beh, funzionava così. Funzionava così, ma voi avete creato il precedente, come si dice. Abbiamo lavorato insieme, tutti insieme, i 12.000 permessi che occorrevano sono diventati 2, il comune ci ha dato un po' di fondi per materiale di stretto utilizzo, sì, cioè pennelli, tutto quello che può essere riutilizzato. Sì. E noi ci autotassiamo per pagare le pitture. La vernice viene rigorosamente imposta dalle belle arti perché sono tutti edifici ovviamente protetti e quindi hanno necessità di un certo tipo di vernice. Ci danno i codici e noi ci rechiamo nei negozi specializzati a comprare quella vernice con quel codice. Insomma, allora ci vediamo questa notte per spoccare tutto di nuovo. Questo mi sembra giusto, così noi possiamo lavorare ancora di più domani. È ovvio. Avete fatto una botta di conti? Quanto costerebbe al comune, non so, ripulire 150 metri di portico più o meno? Sì, era stato chiesto un preventivo a un'impresa di quelle convenzionate col comune e avevano chiesto 11.900 euro. 80.000 euro al chilometro, so, più o meno. Quanto dura una volta che avete pulito questo lindo? Si spera per sempre, dipende dalla bontà di quelli che vengono dopo. Un avvocato in cantiere per sempre. Esatto. Le vernici sono molto persistenti, secondo me hanno visto, dopo aver visto noi in azione, si sono dotati di vernici ancora più complesse. L'ultimo pennello. I primi portici che abbiamo ripulito sono rimasti puliti qualche mese. Qualche mese. E c'è il buon tempone che passa dicendo: è inutile che pulite, noi sporchiamo ancora, no? A me personalmente non è ancora capitato. Mi hanno detto che poi tornando a casa non lavate i piatti, è vero? Non è vero, assolutamente. Non è vero.
questa attività ovviamente fa risparmiare di soldi al comune, che ha delle risorse in più. Ecco, come vorreste che fossero impiegate queste risorse in più? Venisse incrementato il turismo su Bologna, che si lamenta anche appunto di questi graffiti quando vengono i turisti a Bologna, e anche magari per investire in spazi da riservare ai writer, dove poter loro andare a esprimere, in alcuni casi sono il primo a riconoscere, è veramente arte, la loro arte liberamente, senza dover violare alcuna regola, alcuna legge.